Roby! Dimmi, Dani. Mi potresti prendere qualcosa di dolce che ho parecchio fame? Qualcosa di dolce? Vorrei dire salato. Se hai fame, ti mangi qualcosa di salato. No, no! Tu lo sai che io preferisco il dolce, vero? Infatti questa cosa non l'ho mai capita. È molto meglio il salato del dolce. Dolce tutta la vita. Salato! Dolce! Salato! Dolce! Sai questo cosa significa, vero? Credo proprio di sì, Roby. Nuova challenge! Per dimostrarti che il salato è molto meglio del dolce, mangerò per 24 ore solo roba salata. E io invece, per dimostrarti che il dolce vince sul salato, mangerò per 24 ore solo cose dolci. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi adesso al canale per non perdervi mai più nessunissima nuova challenge di Dani e Roby. Ma vediamola allora questa tua super colazione dolce. Io farò una combo super dolce. Combo super dolce? Sì, Roby, infatti ai cereali che sono già super dolci aggiungerò la mia amata Nutella. La Nutella sui cereali? Sì, è super buona. Vediamo se mi riuscirai a battere con la tua stupida colazione salata. Ma batterti è semplicissimo, quella tua colazione è troppo dolce. Io invece mi preparerò un salutare e buonissimo panino. Infatti ho due fette di pan carré del buonissimo prosciutto. È molto salato e soprattutto molto buono. E in più la mia combo prevede del parmigiano reggiano, guarda qui, delle scaglie grossissime che mi daranno una super energia per iniziare la giornata. Ragazzi, votate voi qui sotto nei commenti se è più buona la mia colazione salata oppure la mia colazione dolce. Roby, guarda che inizio senza di te! Che buono! Non vedo l'ora di iniziare questo spuntino! Per spuntino ho preparato una combo dolce buonissima! Infatti, insieme al mio cornetto Alcida, mangerò i miei amati Oreo! Che delizia questa combo! La uso come una palettina e poi me la mangio da sola! Che bontà! Oh, ci sei questo spuntino! Ma hai iniziato senza di me! Sei proprio una maleducata, Dani! Ti mangi del gelato con l'Oreo! Dani, ma con tutti questi zuccheri diventerai super esaltata! Cioè, non dormirai stanotte! Esaltata? Ma cosa stai dicendo? Io sono solo carica di energie! E quindi posso ballare, posso fare, posso dire, fare tante cose! Quindi direi che gli zuccheri non mi fanno male. È esattamente quello che intendevo. Vabbè, fatti tuoi, tanto perdere questa challenge. Io ho preparato una combo salata buonissima, secondo me. Infatti, mangerò delle Pringles, guarda, super salate e croccanti, insieme a della maionese. Mamma mia, che bontà! Non hai speranze, ragazzi? Quale spuntino è migliore? Il mio con patatine Pringles e maionese? O il mio con cornetto Alcida ed Oreo? Un problema del cibo salato c'è da venire un sacco di sete. Lo so, Roby, infatti sono proprio curiosa di sapere tu cosa ti berrai. Ti ricordo che anche le bevande devono essere salate. Lo so benissimo che anche le bevande devono essere salate. Infatti bevo dell'acqua. L'acqua non è né dolce né salata, quindi è neutra e non posso perdere la sfida con dell'acqua neutra. No, Roby, deve essere salata, altrimenti perderai la challenge. Infatti io mi berrò della Coca-Cola che è super dolce. Ma dai, non è possibile che dici questa cosa. Guarda, so io come fare. Ecco qui la mia arma segreta per farti stare in silenzio. Questo è sale, quindi metterò del sale in acqua e adesso è acqua salata.
E com'è, Ropi? Salata. Non ti invidio per niente. Che buona la Coca-Cola. Ed ecco te il tuo piatto di pasta. Anche se Dani non ho capito, come renderai quel piatto di pasta un piatto dolce? Come prima cosa aggiungerò delle scaglie di caramella frizzante. Ecco qui. Sulla pasta. Sì, Robby. Guarda, sembra pancetta, invece è dolce. Poi aggiungerò delle gocciole sbriciolate per dare un po' di croccantezza e per aumentare la bontà del mio piatto, ovviamente. Croccantezza, bontà, a me sembra solamente una schifezza. Lo so, Robby, che parli solo per invidia, ma in realtà questo piatto non è ancora finito. Come non è ancora finito? Il mio cuore da italiano e amante della pasta ho un po' paura di quello che stai per fare. Solitamente sulla pasta metto il sugo, ma questa volta aggiungerò del miele. No, il miele no, ti prego. Il miele no. Guarda che buono. Pasta con pezzetti di caramella frizzante, biscotti, gocciole sbriciolati e miele. Ragazzi, per favore aiutatemi voi, scrivetelo qui sotto nei commenti. È una combo che fa schifo, non può essere buona. Io invece, al posto della normalissima pasta al sugo, al ragù e tantissime cose che potevo scegliere, ho scelto della normalissima pasta a cui aggiungerò il mio amatissimo sale, amato sale, e poi un po' di salame fatto a pezzettini. Ragazzi, dovreste provarlo perché è un piatto super semplice eppure super gustoso e soprattutto salato. Su, Dani, assaggia, sono curiosissimo di vedere la tua faccia, tanto lo so che farà schifo. Non capisci davvero nulla. Che buono. Questa pasta è buonissima ed è per veri amanti del dolce. La stai davvero mangiando? Vabbè, io proprio non ti capisco, non so come fai. E poi credo sia la pasta meno salutare che esista. Voi ragazzi, non esagerate con i zuccheri. Su ragazzi, scrivetelo, qual è la pasta migliore, la mia o quella di Robby? Ma questa è una battaglia scontata, è ovvio che vincerà la mia. Sono fortissima, sono carichissima. Ma si può sapere cosa stai facendo? Robby, sono piena di energie. Anzi, sai che ti dico? Adesso mi alleno un pochettino. Uno, due, tre. Ecco ragazzi, quello che vi dicevo. Troppi zuccheri fanno male. Dai, adesso è iperattiva, chi la ferma più? Mi raccomando, chiamami quando è pronto. Non vedo l'ora che finisca questa challenge, almeno Dani tornerà normale. Comunque è pronto il nostro spuntino. Anche se credo che sia meglio che tu non lo faccia. Che buono, che buono, tutto per me! Una torta variegata con panna, marshmallow ed M&M's crispy! Penso che mangerai più zuccheri tu adesso con questo spuntino che io tutta la settimana scorsa! E tu invece? Che schifezza salata ti mangerai? Guarda che non sei tu a scegliere qual è il piatto migliore, ma i nostri amici commentando qui sotto. E comunque mangio quella che credo essere la combo più salata che esista, ossia un letto di crackers con patatine, dei salatini, poi i crostini, e poi ci sono anche le arachidi salate, e poi altri crackers, cioè c'è davvero di tutto, tutte le cose più salate che esistono. Però dovrò bere assieme dell'acqua salata. Anzi, fammi aggiungere un po' di sale, che sennò poi tu dici che non è abbastanza salata. Buon appetito! Che buono! In realtà non so da dove iniziare perché non c'è una base, quindi non so, mangerò una patatina con sopra crostini, arachidi, un po' tutto. È un mix pauroso! È buonissimo! Davvero dici che è buonissimo? No, a me piacciono i dolci, io mangerò solo dolci. Anzi, devo bere un po' di Coca-Cola. Stai, Dani, dovrebbero fare una busta che contiene già questo.
questo mix perché è assurdo. Adesso proverò a fare un mini panino salato mettendoci un crackers, una patatina, un crostino, un salatino e poi un altro crackers. Guarda che bel panino super salato. Non ci credo che è più buono il tuo spuntino rispetto al mio. E secondo voi ragazzi, qual è il più buono? Qualcuno a quanto pare ha lasciato il sale. Ho un'idea per far perdere Robby. Cambierò questo sale con questo zucchero, così vincerò io questa sfida. Presto, prima che Robby se ne accorga e venga qui. Bene, questo è il sale. Devo far veloce. E adesso inserirò lo zucchero. È più o meno allo stesso livello del sale di prima. Direi che va bene. Dani, sei davvero geniale. Dani, hai per caso visto il mio sale? Perché non ce l'ho in tasca. Ehi, perché hai tu il mio sale? Robby, calmati, te lo stavo soltanto chiudendo meglio. Chiudendo meglio? Era già chiuso bene. Non mi dire che ti hai scocciata di tutto il dolce e volevi un po' del mio sale. Lo sapevo, hai imparato e adesso hai perso. Assolutamente no, lo sai che io non baro mai. Quindi adesso lasciami stare, devo fare le cose mie. Va bene, e non prendere più il mio sale. Non sospetta di nulla. Finalmente è ora di cena. Questo hamburger è cotto a puntino. Invece guarda io cosa ho preparato. Una piadina con della Nutella super dolce. Guarda che buona, Robby. Sì. Aspetta un secondo, non riesco a metterla tutta. Deve essere in quantità industriali. Dani, ma sai cosa significa il troppo stroppia? Troppa Nutella e troppo dolce? Bleh! Non c'è altro modo per definirlo, solo bleh. Sei proprio un ignorante. Io mica esagero. Proprio non capisci niente. Hai davvero appena svuotato un'intera confezione di Smarties sulla piadina che già aveva anche troppa Nutella? Hai ragione, prima non avevi esagerato. Adesso hai esagerato. Comunque Robby, non credi che quel tuo hamburger sia troppo poco salato? Che ne dici di aggiungere un po' di sale? Scusa, ma pensa al tuo di cibo, al mio cibo salato, ci penso io. L'hamburger non necessita di ulteriore sale, è già abbastanza salato, mia cara. Buonissimo, anche senza aggiunta di altro sale. Se non metti il sale, quell'hamburger sarà troppo dolce e quindi mangerai cose dolci e quindi perderai la sfida. Io ti ho avvisato, Mangiare cose troppo salate fa male esattamente quanto mangiare cose troppo dolci. Però guarda, non ti voglio più ascoltare. Ho qui il mio amatissimo sale e adesso, per farti contenta, lo verserò qui sopra e mi mangerò un hamburger anche troppo salato. Però vincerò la sfida. Vai Robby, voglio proprio vedere. Non capisco perché sei così strana. Non mi hai mai chiesto di aggiungere dell'altro sale ai miei cibi. Vabbè, vediamo com'è. Non ho mai mangiato un hamburger troppo salato. Vediamo. Dai su, mangia. Sai che stavo pensando, Dani? Ma lo vuoi mangiare, sì o no? Sentiamo, cosa vuoi dirmi? Che se tu finisci quella piadina e io finisco questo hamburger, finiremo in pareggio e quindi sia il dolce che il salato saranno entrambi cibi buonissimi e nessuno dovrà perdere. Robby! Hai perso la sfida! Non mi dire no Dani, no! Questo è zucchero! Come hai potuto, Dani? Tu hai rovinato il mio hamburger salato! Hai perso! Io te l'ho detto che vincevo! Ragazzi, ho vinto! Mi dispiace! Vincere barando non è qui
equivale a una vera e propria vittoria, vero ragazzi? Io che volevo pareggiare e dire che sia il dolce e il salato erano buoni, adesso hai rovinato tutto! Parli proprio da perdente, intanto... Il dolce ha vinto! No Dani, saranno tutti i nostri amici iscritti a decidere, secondo voi, chi ha vinto? Il salato? O il dolce? Consigliateci qui sotto nei commenti anche la prossima challenge col cibo che potremmo fare io e Dani! Veniteci a seguire anche su Instagram, link in descrizione, e noi ci rivediamo domani in un prossimo video, ciao!